uno meglio c'era di questo. Senti, voglio fammi vedere. Dove sta il fotografo? Chi è qua? Che sei una fotografia in primo piano? La metto davanti al cammino, così mi nipote si avvicina a fuori. Eh? L'uomo non deve essere bello. Tu esageri. Però, insomma, se sei andato pesante, mettete qua. Ti chiamo proprio se mi dovessi servire. Non venite testa tua perché mi fai piangere, va bene? Come quel signore che un'aria strapotente entra in farmacia, va davanti al farmacista e gli dice, lui dice buonasera, solo buonasera, questo farmacista solo buonasera, mi dica, e non parla, fa soltanto così con la mano, mi dica, che vuoi, che è? Vuoi una crema per le mani, che vuoi, ma quale crema per le mani? Voglio 5 Viagra, e che c'è di fa? Faccio, guardiamo un notturno al camping, che stanotte arriva un pullman di straniere e faccio una strage. La sera dopo ritorna. Nanti 5 Viagra, dammi una crema per le mani, al pullman è arrivato. Primavera, annali meglio grilli e fa cri cri, restami per ponentino, più malandrino che c'hai, Roma fa la stupida stasera. Stupida. Eh? Ah, rifaccio. Tutti italiani in cerchio. Roma fa la stupida. Che cazzo. L'altro giorno appare una donna, una signora incontra un'amica e mentre parlano gli chiede testuale, ma mentre fai l'amore con tuo marito ci parli? Ci metteremo una volentieri. Capito come siamo messi? Il marito che stava poco distante, a qualche metro, che si sfoga con l'altro amico suo, due uomini consunti, finiti, proprio senza più. Tu muori a letto, com'è? Chi mi dice bene, chi male, chi cosa. Io non piango per qualcuno che muore, non l'ho fatto manco per un genitore, che morenno mi ha insegnato a pensare, non lo faccio per un altro che muore. Io non piango quando scoppia una guerra, per coraggio dell'eroe steso in terra, io lo premio con due fiori di serra. Ma non piango quando scoppia una guerra, io piango quando casco nello sguardo del cane vagabondo, perché se somiamo in modo assurdo, siamo due soli al mondo, mi perdo in quell'occhi senza nome che cercano padrone. Domani, se non sbaglio, è la tua festa, la prima senza viole. La prima senza viole.
7:30 di mattina, domenica, 7:30 di mattina, il campanello suona da una mano forsennata, ha preso un colpo, domenica mattina alle 7:30, o la finanza, o i testimoni di Geova, c'è poco da sapere. Mi precipito, casco, menciatoio per terra, un trupo, l'angolo, in casino, apro la porta, chi c'era? Mia suocera. Così stava, aveva capito che l'aveva fatta grossa, con una valigetta vicino, dico, signora, scusa, adesso io mi incazzo, seriamente. Lei mi deve spiegare perché è venuta a quest'ora di domenica mattina a bussarmi in quella maniera. No, no, che è tutta la bianca. Te volevo solo chiedere se posso stare 3-4 giorni qua. E Sasha, che me frega, ero chiuso. Il nonno Permaloso era uno che camminava per terra e tutti guardavano lui, tutti giravano con lui. Ce ne c'era a guardarti? Cioè, bello del nonno, ma quello che mi ha guardato, dico, no, nonno, che tempo, non la mamma, ah, via, porta che qua. Dopo, però, un uomo straordinario, per i miei nipoti, per la famiglia, per tutto. Morì e mi portarono a vederlo. Io mi ricordavo queste sue bizzarre fantasie, scaramanzie con la gente che lo guardava, sta tua permalosità assoluta. E io da lontano vidi la lapide che no, non è lui, lui cammino, e mi ricordo che sotto la fotografia c'è una piccola frase, piccola, che non si legge, io cammino ancora, arrivo proprio a sbattere la testa, davanti alla fotografia di nonno, indovinate che c'era scritto lassù, che cazzo c'hai da guardare? Amore mio, ti bacio sulla bocca, che fu la fonte del mio primo amore, e ti do l'appuntamento dove, quando, non lo so, ma so soltanto che ritornerò. E sarà della mia vita, chi lo sa, e so far tutto, o forse niente, da domani si vedrà, e sarà quel che... Vediamo bene. Arrivederci a tutti.